votiamo una legge elettorale che è quella che noi avremmo voluto, è quella che noi vorremmo per la Puglia, è quella che noi abbiamo dato alla Puglia per assicurare la tranquillità politica della Puglia. Abbiamo voluto che a riguardo della parità di genere non ci fosse la possibilità che poteri forti e criminali potessero inquinare il voto facendo eleggere coppie e coppiette per poter tenere in scacco la politica regionale, e abbiamo scongiurato questo pericolo per la Puglia. E quindi noi la combinazione dei nomi attraverso le iniziali possono essere uno strumento per poteri criminali o poteri forti per condizionare e controllare il voto nelle sezioni. Questo l'abbiamo scongiurato e la Puglia ci deve essere grata. E anche le donne che proponevano questo tipo di discorso, alla lunga riflettendo, ci daranno ragione. Non è una bella pagina. Io che ho sostenuto dall'inizio è lo sbarramento al 5, e la doppia preferenza e la parità di genere, l'ho sostenuta da sempre questa roba qua, diciamo che ne esco sconfitto. Però, come ho detto nell'intervento finale, c'era una questione, appunto, a cui siamo giunti: o non si dava la legge o si dava la legge. Il gruppo del PD poteva uscire e la legge non si dava alla Puglia, oppure si dava la legge. C'è chi sostiene caos, non diamo la legge. Noi abbiamo deciso, io mi sono assunto il responsabile di dire comunque partorire un topolino, però diamo alla Puglia e agli elettori pugliesi una certezza di diritto sull'espressione del loro punto di vista sul governo Vendola, sul centro-sinistra, sul centro-destra, eccetera, eccetera. Noi di SEL, insieme agli amici di Dario Stefano, abbiamo votato contro, sia contro l'articolo che crea questo abnorme sbarramento dell'8% per chi non è in coalizione. È una specie di avviso ai naviganti del ceto politico dominante, che cerca di difendersi dalle spinte nuove che arrivano dalla società chiudendosi nel fortino, e noi non siamo d'accordo. E sia naturalmente per come è andato col voto segreto in relazione alla vicenda della parità di genere. È chiaro che il giudizio complessivo non poteva che essere conseguente, quindi abbiamo votato contro.